Andrà tutto bene. E questo è lo slogan che da un po' di tempo appare ovunque e che riempie i balconi delle nostre città. E viene da chiedersi, ma da dove è origine questa frase? Chi l'ha detta per primo? Quando? Dove? Per capire qualcosa di più rispetto a questa frase dobbiamo fare un passo indietro nel tempo, perché dobbiamo ritornare al XIV secolo. Nel XIV secolo l'Europa vive un periodo non facile. Il continente è devastato dalla guerra dei cent'anni, da Francia e Inghilterra. Ma soprattutto in Europa imperversa una grave pandemia, la peste nera, che pensate solo in Europa provocherà 20 milioni di morti. In Inghilterra, nella città di Norwich, città all'epoca molto conosciuta e famosa, pensate che era seconda solo a Londra, troviamo una figura particolare, la figura di Giuliana di Norwich, una mistica inglese venerata come beata dalla Chiesa Cattolica. Quando ha circa 30 anni, Giuliana si ammala gravemente, al punto che pensa che è arrivata la fine della sua vita. Ed è proprio in quella situazione che gli capiterà qualcosa di straordinario. Infatti Giuliana avrà la grazia di avere una serie di apparizioni di Gesù. È proprio il Signore Gesù che lascerà come segno di speranza a Giuliana questa frase: All shall will be well. Andrà tutto bene. È con queste parole che Giuliana porta al mondo un messaggio, ossia un ottimismo fondato sulla certezza che il Signore veglia su di noi. Perché vi ho raccontato questi fatti? Perché le prove che stiamo vivendo oggi dobbiamo viverle alla luce della fede, nella consapevolezza che non è il caso a governare il mondo, ma è Dio che governa il mondo. Ecco, allora dobbiamo unirci e chiedere aiuto proprio a Lui, perché sennò corriamo un rischio, quello di crederci autosufficienti, ossia che in fondo di Dio non c'è mica bisogno in questo mondo, e questo è il più grave errore che possiamo fare. Ragazzi, senza paura, con serenità, possiamo adesso che conosciamo meglio l'origine di questo slogan, dire tutti insieme: andrà tutto bene. Grazie e alla prossima!